Oggi l'anniversario della strage di Capaci, Vittorio Il Clou delle giornate della legalità con recital, convegni e mostre fotografiche. In Piazza Gramsci anche Antonino Ingroia. Una mostra fotografica itinerante con oltre 150 foto legate alle giornate della legalità racconta la storia di Falcone e Borsellino, i due giudici eroi siciliani uccisi dalla mafia. Blitz antidroga all'alba di oggi a Gela per l'operazione di polizia e presidio, smantellata organizzazione dedita allo spaccio che spadroneggiava nel quartiere San Giacomo. Salvatore Bocchetti lascia la presenza di Soaco, troppi impegni, ha spiegato, non mi permettono una presenza quotidiana in aeroporto, aggiorni l'ufficializzazione delle dimissioni. Il Codaco si impugnare il decreto sulle vaccinazioni imposto al Ministro della Salute per ottenerne l'annullamento, e questo dopo le numerose proteste di molti genitori. Benvenuto a un nuovo appuntamento con l'informazione su Eventi Sicilia. Hanno dunque preso il via ieri a Vittorio le giornate della legalità organizzate dall'amministrazione comunale. Oggi tra l'altro martedì 23 maggio è anche l'anniversario della strage di Capaci, iniziative in manifestazione legate a questo appuntamento con recital, convegni e mostre fotografiche, e poi nel pomeriggio in Piazza Gramsci anche la visita alla Serra della Protesta dell'ex magistrato Antonino Ingroia. Anche la città di Vittorio ha risposto presente alle giornate della legalità che si stanno svolgendo un po' in tutta la Sicilia, con particolare attenzione alla giornata di oggi, martedì 23 maggio, anniversario della strage di Capaci. Manifestazioni e iniziative di vario taglio e interesse nel ricordo di chi si è battuto contro mafia e ingiustizia, quindi recital, convegni, cinema, incontri e mostre fotografiche sul tema. Si è cominciato ieri con la proiezione del film L'ora legale al Golden, cui è seguito un dibattito, protagonisti alunni e amministratori comunali. Oggi, giornata centrale delle varie iniziative, sempre al Golden, in scena il recital Ultimo Binario a cura dell'associazione Palco 1. Anche in questo caso a seguire dibattito con la presenza delle massime autorità cittadine. Tra gli eventi collaterali da segnalare anche i progetti del Kivans Club sulla campagna di prevenzione gratuita per le patologie cardiorrespiratorie per tutti i bambini delle terze medie degli istituti scolastici cittadini. Insomma, parola d'ordine ripetuta spesso in queste giornate dai relatori di convegni e incontri, il rispetto delle regole per una legalità che deve partire dal basso, dalle piccole cose e soprattutto dall'esempio che i grandi devono dare ai più piccoli. E appunto a proposito di queste giornate, è stata inaugurata presso il Teatro del Ridotto del Comunale la mostra fotografica L'eredità di Falcone e Borsellino, nel ricordo appunto dei due magistrati uccisi dalla mafia, una mostra che si può visitare fino al 31 maggio. Una mostra fotografica itinerante presso il Ridotto del Teatro Comunale che racconta la storia di due eroi siciliani, i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, uccisi dalla mafia, a distanza di poche settimane l'uno dall'altro, dal titolo emblematico, ossia L'eredità di Falcone e Borsellino. Si tratta di oltre 150 foto che raccontano la storia professionale e umana di due magistrati, il cui ricordo, nell'immaginario collettivo dei siciliani onesti, non è mai sfumato, anzi smuovendo le coscienze di un'intera nazione. Abbiamo organizzato due giorni di percorsi di legalità a scuole con delle proiezioni e un dibattito al Golden, e continueremo al teatro con un'altra manifestazione, L'ultimo binario, domani mattina, anzi, e poi domani pomeriggio al Fermi con un altro dibattito. E questa mostra che sarà qui, una mostra organizzata dall'ANSA e dall'Associazione Nazionale Magistrati, che ricorda la vita di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, le stragi, il loro percorso giuridico, quindi una mostra molto importante, vi assicuro che è una mostra che emoziona e che ci fa capire tante cose. Devo dire, siamo molto orgogliosi di ospitarla nella nostra città, insieme a tutte le altre manifestazioni che vanno a costituire tutto il calendario della legalità, che quest'anno, delle giornate della legalità che abbiamo dedicato quest'anno. Questa è una mostra molto importante che va letta, va studiata, va gustata, come se fossero tante piccole storielle. Ecco, e da un punto di vista pratico questo è il punto di partenza, Piazza Maggiore è il punto in cui di fatto nascono Falcone e Borsellino, inizia la loro storia e si dipana la mostra in questi cartelloni con la descrizione del loro progredire di uomini e di magistrati e con quello che purtroppo è noto a tutti, sarà l'epilogo delle loro vite.
La mostra è visitabile da oggi, da questo momento dal 22 al 31 maggio, è una mostra aperta al pubblico che appunto si tiene nei locali del ridotto del nostro teatro, è accessibile ad ingresso libero. Questa è dunque la storia, ma poi c'è anche la cronaca, la nostra cronaca reale. Incendio del chiosco a Marina di Ragusa, è un episodio increscioso, oltre che estremamente preoccupante. Così Ragusa in Movimento, che invita le forze dell'ordine a fare luce sull'accaduto. Siamo sconvolti dalla notizia dell'incendio che si presume doloso del chioschetto del piazzale Padre Pio a Marina di Ragusa. Lo affermano dall'associazione Ragusa in Movimento, ma si dicono ancora più sconvolti dal fatto che, sebbene la notizia sia stata diffusa ieri, nessun rappresentante istituzionale del comune abbia fatto sentire la propria voce su un episodio di una simile gravità. Dall'associazione ragusana, quindi, massima solidarietà ai titolari della struttura che, a quanto ne sappiamo, afferma il presidente Mario Chiavola, avevano appena ultimato gli investimenti per la riapertura stagionale in concomitanza con l'avvio della stagione estiva. Il fatto poi che questo episodio si sia consumato a pochi passi dalla locale stazione dei Carabinieri la dice lunga su quanto certi delinquenti pensino di poterla passare franca senza colpo ferire. Da Ragusa in Movimento, quindi, si dicono certi che le forze dell'ordine faranno piena luce sull'accaduto, auspicando che certi episodi a Marina di Ragusa non debbano più verificarsi, episodi incresciosi, oltre che estremamente preoccupanti. Operazione Presidium a Gela con un blitz antidroga di oggi all'alba da parte della polizia, 12 mandati di arresto nei confronti di 7 adulti e 5 minorenni per spaccio di stupefacenti. Gli agenti del commissariato di Gela hanno eseguito all'alba di oggi 12 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 12 persone, 7 adulti e 5 minorenni, accusati di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata denominata Presidium perché gli indagati, secondo l'accusa, avevano trasformato la loro zona di spaccio nel quartiere San Giacomo in un vero e proprio presidio, spadroneggiando e imponendo a residenti e commercianti le proprie regole malavitose. A chi si ribellava bruciavano l'automobile o le porte di casa o dei magazzini. Ad un residente a Rione hanno incendiato la macchina perché si era permesso di consegnare alla polizia le registrazioni della telecamera di videosorveglianza posta sul suo portone. Le indagini, coordinate dal dirigente Francesco Marino, sono iniziate nel luglio 2016 per concludersi lo scorso gennaio. Il giudice per le indagini preliminari di Palermo, Filippo Serio, ha archiviato l'inchiesta nei confronti di 45 politici siciliani. L'indagine era quella sulle cosiddette spese PAZ del Parlamento regionale e riguardava la precedente legislatura. La coerenza di alcune spese, recita la motivazione, con le finalità pubbliche non è immediata, ma ci sono i presupposti per ritenerle giustificate con esigenze istituzionali e di rappresentanza. Dagli indagati, ricordiamo, c'erano Di Giacomo, Minato e Sussenti. Salvatore Bocchetti lascia dunque la presenza di Soaco. Troppi impegni, ha spiegato, perché non sono in grado di garantire la mia presenza giornaliera presso l'Aeroscalo. Notizia nell'area da tempo che adesso viene ufficializzata. Troppi impegni, e così Salvatore Bocchetti lascia la presidenza di Soaco. Una notizia che era nell'area da tempo. La prossima settimana le dimissioni verranno ufficializzate al CDA della società di gestione dell'aeroporto di Comiso. Impegni professionali sopraggiunti negli ultimi mesi, ha spiegato lo stesso Bocchetti, hanno reso impossibile la mia presenza giornaliera al Pio La Torre. Giusto quindi che al mio posto venga designata una persona che possa garantire una presenza costante e quotidiana, dando supporto all'amministratore delegato Giorgio Cappello. Poi Bocchetti ha ringraziato il sindaco Spataro, definito amico fraterno, per la fiducia che gli ha accordato, oltre alla classe politica che lo ha sempre sostenuto. Si volta quindi di nuovo pagina per la carica più importante di Soaco. Lo stesso Spataro avrà ancora il compito di individuare una nuova figura, che sia possibilmente sganciata, come gli ha suggerito l'onorevole Giorgio Assenza, da logica di appartenenza di piccolo capodaggio politico, puntando l'attenzione invece su figure di alto profilo, non necessariamente legate al territorio. A Scicli è importante portare avanti l'ampliamento della zona ZTL, cioè zona traffico limitato, ma bisogna prima individuare un piano parcheggi adeguato. Lo affermano le forze di opposizione in consiglio, secondo le quali bisogna saper ascoltare la città. L'ampliamento delle zone a traffico limitate è certamente un obiettivo importante che l'attuale amministrazione comunale sta cercando di portare avanti. E quanto affermano i consiglieri comunali di opposizione a Scicli, a dire dei quali però bisogna mettersi all'ascolto della città e delle esperienze dei singoli cittadini, non abbastanza preparata all'ampliamento appunto della ZTL. Per cui prima di ipotizzare zone a traffico limitato, continuano i consiglieri di opposizione,
Occorre individuare un piano parcheggi capace di non creare le difficoltà che invece si sono viste nell'ultimo fine settimana. Quindi occorre una concertazione per capire le reali esigenze dei commercianti e dei residenti, che chiedono solo il rispetto dei loro diritti. Ecco allora qualche proposta. In questa prima fase sperimentale, chiudere la zona a traffico limitato a partire non dalle 18, bensì dalle 20, per dare un passaggio più graduale e meno problematico alla viabilità. Inoltre, indire un consiglio comunale aperto per capire quali siano le esigenze dei cittadini e far comprendere meglio agli stessi cosa sta facendo l'amministrazione comunale per venire incontro alle esigenze di parcheggio, evitando quindi in futuro, concludono dall'opposizione, che i cittadini si ritrovino multe nelle auto perché non adeguatamente informati. Il Codacons impugnerà il decreto sulle vaccinazioni imposto al Ministro della Salute Lorenzin per ottenerne l'annullamento, e questo dopo le numerose proteste da parte di genitori arrivati proprio alla sede dell'Associazione Consumatori. Il Codacons sarebbe stato letteralmente sommerso dalle proteste dei genitori che non intendono sottoporre i figli alle 12 vaccinazioni previste dal nuovo decreto varato dal Consiglio dei Ministri. Sarebbero infatti migliaia le richieste di aiuto giunte al Codacons negli ultimi giorni da parte di famiglie preoccupate per le nuove imposizioni volute dal Ministro della Salute Lorenzin, imposizioni che rischiano, a detta della stessa Associazione dei Consumatori, di scatenare una vera e propria rivoluzione civile delle famiglie. E ci sarebbero attori genitori che stanno pensando di trasferirsi all'estero e altri ancora che avrebbero deciso di non fare figli. Il Codacons nelle prossime ore darà quindi istruzione a genitori e medici su come sottrarsi agli obblighi previsti da questo decreto quando diventeranno effettive le nuove disposizioni. Tutto questo mentre viene ribadita ancora una volta come l'importanza dei vaccini non sia assolutamente in discussione, ma la scelta del governo e il metodo seguito sono invece illegittimi in quanto violano non solo la Costituzione ma anche le norme comunitarie in materia. Per questo motivo il Codacons, oltre ad organizzare la protesta dei genitori, impugnerà il decreto per ottenere l'annullamento e, se non basterà, si rivolgerà a Strasburgo contro il governo italiano. In primo piano ancora il forum dei vigilini, è stato un successo infatti la manifestazione promossa a Ragusa al comando della Polizia Municipale presso la villa di via Archimede, e dove poi alcuni piccoli studenti hanno voluto intitolare appunto la struttura allo sfortunato bambino siriano. Oltre 600 i bambini di ben 6 scuole di Ragusa che hanno preso parte presso la villa comunale in via Archimede al forum dei vigilini, organizzato come noto dal comando della Polizia Municipale. L'iniziativa si è tenuta a conclusione del corso di educazione stradale tenuto presso gli istituti partecipanti al forum da ufficiale e sottufficiale appartenenti al corpo. Una giornata quindi all'insegna della festa, con gli alunni impegnati in una serie di attività di intrattenimento, alcune delle quali dedicate proprio alla conoscenza del codice della strada. Particolarmente toccante la programmata cerimonia di intitolazione della villa comunale al bambino siriano annegato in una spiaggia della Grecia dopo il naufragio dell'imbarcazione con a bordo anche la sua famiglia. E sono stati proprio i piccoli studenti partecipanti al corso di educazione stradale ad indicare il nome dello sfortunato bambino siriano cui intitolare il giardino pubblico. Un modo questo per ricordare, ha dichiarato il sindaco Piccitto, le tante piccole vittime innocenti in fuga dall'Europa paese in guerra che muoiono nel mar Mediterraneo durante la traversata. Anche le realizzazioni panarie della provincia di Ragusa venerdì e sabato saranno sul tavolo a Taormina degli esponenti del G7. Domani ci sarà tra l'altro presso l'ASCUM a Ragusa la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa. Per i nostri operatori del settore, ha spiegato il presidente di Assipan, Salvatore Normanni, un grande momento di visibilità. Illustreremo anche i recenti risultati della nostra missione in Turchia. Nel fine settimana a Marina di Ragusa la liberazione di una tartaruga Caretta Caretta, iniziativa realizzata d'intesa tra l'Istituto Comprensivo Francesco Crispi e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Palermo. Un momento definito dai molti presenti a Marina di Ragusa emozionante, oltre che coinvolgente. Si tratta della liberazione di una tartaruga Caretta Caretta avvenuta sabato scorso nella frazione Riverasca con l'iniziativa realizzata d'intesa tra l'Istituto Comprensivo Francesco Crispi e gli incaricati dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia arrivati da Palermo. E sono stati proprio questi ultimi ad espletare tutti gli accorgimenti necessari per la liberazione, dopo che la tartaruga era stata curata nei laboratori palermitani in seguito al recupero avvenuto ad opera della Capitaneria di Porto di Pozzallo. E così, davanti ad una fitta schiera di studenti, ma anche di semplici cittadini, la tartaruga ha potuto riacquistare la libertà.
Da segnalare che prima dell'operazione, nell'auditorio della scuola, gli operatori del centro regionale di recupero tartarughe hanno illustrato ai ragazzi tutte le varie fasi del salvataggio, oltre che delle cure, che hanno poi anticipato la liberazione. Lo sport al via domani a Pedalino, l'undicesima edizione del Memorial Piero Sgarlatta. Si tratta, come è noto, di un triangolare di calcio a 5 dedicato ad un giovane del posto tragicamente scomparso anni addietro. Tutto pronto a Pedalino per l'undicesima edizione del Memorial Piero Sgarlatta di calcio a 5. Organizzato come sempre al Centro Socioculturale Polisportivo a Pedalino, l'evento sportivo ormai consolidato e atteso da tutta la comunità vede anche l'impegno di tanti giovani della frazione, oltre che della parrocchia Maria Santissima del Rosario. È sempre stata una manifestazione sportiva sobria e tutto sommato semplice, forse per questo anche molto sentita, è nata appunto per non dimenticare un giovane conosciuto da tutti e tragicamente scomparso nel maggio del 2006. Il programma della manifestazione prevede quindi una santa messa in suffragio del giovane, poi domani a partire dalle 20:30 presso il centro sportivo Life 10 di Pedalino, il triangolare di calcio a 5, cui partecipano tutti gli amici dello sfortunato giovane. Tiro con l'arco, dopo i brillanti risultati ottenuti sabato al trofeo Pinocchio, gli arcieri mediterranei guidati da Peppo Carruba domenica hanno ottenuto altri importanti risultati a Milazzo in una gara interregionale. Sul podio Marco Cappella e Salvatore Russello dietro Michele Gangarossa. I ragazzi stanno attraversando un ottimo periodo di forma, ha dichiarato lo stesso Carruba, portando a casa vittorie nelle varie categorie. Ci fermiamo a dopo. Eventisicilia.tv, il quotidiano online ipparino che ti informa con notizie in tempo reale e video sui principali fatti della provincia di Ragusa. Eventisicilia.tv, l'informazione più veloce e sempre aggiornata. Eccoci al riepilogo dei fatti in primo piano. Oggi l'anniversario della strage di Capaci, ha vittorio il clou delle giornate della legalità con recital, convegni e mostre fotografiche. In piazza Gramsci anche Antonino Ingroia. Si è cominciata al Golden ieri con la proiezione del film L'ora legale, si prosegue oggi con la recital Ultimo binario. Dagli eventi collaterali anche la campagna di prevenzione per le patologie cardiorespiratorie. Una mostra fotografica itinerante con oltre 150 foto legate alle giornate della legalità racconta la storia di Falcone Borsellino e due giudici eroi siciliani uccisi dalla mafia. Il titolo della mostra è emblematico, l'eredità di Falcone Borsellino, oltre 150 foto, a raccontare la storia professionale e umana dei magistrati cui ricordo a distanza di anni non è sfumato, scuotendo le coscienze. Blitz antidroga all'alba di oggi a Gela per l'operazione di polizia Presidium, smantellata organizzazione dedita allo spaccio che spadroneggiava nel quartiere San Giacomo, un presidio della zona imposta anche col terrore a chi si rifiutava di sottostare alle imposizioni, veniva bruciata l'auto e il portone di casa, come a quello che si era permesso di portare alla polizia immagini della videosorveglianza. Salvatore Bocchetti lascia la presenza di Soaco, troppi impegni, ha spiegato, non mi permettono una presenza quotidiana in aeroporto, aggiorni l'ufficializzazione delle dimissioni. Impegni professionali sopraggiunti, ha dichiarato, hanno reso impossibile la mia presenza costante allo scalo, giusto quindi che al mio posto venga designata una persona che possa garantire questa presenza. Il CODA consiglia di impugnare il decreto sulle vaccinazioni imposto al Ministro della Salute per ottenerne l'annullamento, e questo dopo le numerose proteste di molti genitori. Si sarebbero attivati genitori, affermo dal CODA, che stanno pensando di trasferirsi all'estero, altri addirittura che avrebbero deciso di non fare figli, CODA che ha deciso eventualmente anche a rivolgersi a Strasburgo. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, appuntamento dunque alle prossime edizioni.